Bentornati ai consigli della biblioteca. Oggi parleremo di Lord Anseni o Danseny, si pronunciano in entrambi i modi, l'ho sentito. Danseny dovrebbe essere la forma corretta, quindi noi utilizzeremo questa. L'importante è sconosciuto, autore del fantastico irlandese, che ha molto affascinato altri scrittori come possono essere H.P. Lovecraft o Tolkien. Quindi se vi piacciono questi scrittori, probabilmente questo video, insomma, vi interessa. È vissuto tra la seconda metà del XIX secolo e la prima dello scorso, è stato praticamente contemporaneo, insomma, di Lovecraft, è nato un po' prima ed è morto più tardi. I due si sono anche incontrati. È stato questo barone irlandese, campione di tiro con la pistola, grande viaggiatore, appassionato scacchista, che ha anche scritto molto per nostra fortuna. Un po' di tutto in realtà, perché Danseny ha scritto racconti, moltissimi, ha scritto romanzi, è stato anche drammaturgo, ha scritto poesie e gran parte della sua opera ancora non è nemmeno stata pubblicata in lingua inglese, ecco. C'è una bellissima conferenza di Joshi, che è il biografo e uno dei più importanti, insomma il più importante critico forse di Lovecraft, che ha lavorato anche alle opere di Danseny, dove insomma racconta che dentro Castello Danseny si trovano letteralmente nei faldoni, nelle carte, racconti e opere anche molto brevi di Danseny, lettere che continuano a spuntare fuori. In questo volume di cui vi parlo oggi, Il libro delle meraviglie e altre fantasmagorie, sono riprodotte diversi dei lavori di Danseny. È riprodotto interamente il libro delle meraviglie, che sono questi 14 racconti del fantastico, tutti abbastanza brevi perché sono racconti che contano 3-4 paginette e che sono molto molto originali. Ecco, quello che colpisce veramente leggendo Danseny è la natura della sua fantasia, che è così diversa e che è così attuale. Vi leggo un breve passo da uno di questi racconti. La probabile avventura di tre letterati si chiama, che è anche stata la fonte per Lovecraft, di un suo bellissimo racconto che è La città senza nome. E ve lo leggo questo passo perché, la storia poi è una classica cerca fantastica, ci sono questi tre ladri che devono, rubare questo tesoro, però la natura del tesoro, ecco, è molto particolare. Allora, quando i nomadi giunsero a Ellola, non avevano più canti e il problema di rubare la scatola d'oro si presentò loro in tutta la sua grandezza. Molti, come è noto, avevano cercato di impossessarsi della scatola d'oro, lo scrigno, come sanno gli etiopi, di poesie di inestimabile valore, e del loro triste fato si parla ancora in Arabia. Quindi, quello che devono rubare non è oro, non sono delle gemme rare. Ma sono delle poesie, poi si vedrà, sono dei sonetti, insomma, è una cosa molto molto diversa, ecco, da quello che probabilmente siete abituati a leggere, anche se amate la letteratura fantastica. E questo è probabilmente ciò che distingue, insomma, l'opera di Danseny ed è il motivo per cui mi sento di consigliarvela. Ci sono poi tutta una serie appunto di altri racconti tratti dalle varie opere che Danseny aveva pubblicato, e si spazia veramente. Ci sono racconti come Beth Mora, in cui si sente di nuovo l'atmosfera favolosa delle Mille e Una Notte. Ci sono le divertentissime due avventure del capitano Shard, che in una riesce ad attraversare il deserto con la sua nave perché ci mette praticamente delle ruote da scappare, insomma, alle navi che lo inseguono, attraversa questo deserto e poi vive delle avventure con gli arabi. Può ricordare forse alcune storie, come quelle del barone di Munchausen, per dire. Poi ci sono le avventure più realistiche, ma assolutamente inverosimili e spassosissime di Jorkens, che è questo clubman inglese che racconta queste storie, si vanta di aver vissuto queste avventure con i suoi compagni in cambio di un bicchiere di whisky. E poi sono contenuti gli scritti degli Dei di Pegana, che è il primo testo che ha pubblicato Danseny, è del 1905. E ecco, ora ve ne leggerò un passo perché è qualcosa di veramente particolarissimo. Sono questi brani estremamente brevi, che
che hanno un linguaggio che può ricordare quello, insomma, della Bibbia, per dire, o del Silmarillion, per chi lo ha letto, di Tolkien, che sicuramente, ecco, hanno influenzato profondamente Lovecraft e a chi abbia già avuto modo, insomma, di apprezzare, diciamo, le opere dell'autore di Providence, lo ricorderanno. Vi leggo solo questo breve racconto, perché veramente spiega bene questo. Del suonatore di tamburo Skarl. Quando Mana Yod Sushai ebbe fatto gli dèi e Skarl, questo costruì un tamburo e cominciò a batterci sopra come se potesse suonarlo per sempre. Allora, o perché era stanco per aver fatto gli dèi o per il tamburo di Skarl, Mana Yod Sushai sentì sonno e si addormentò. Scese il silenzio sugli dèi quando videro che Mana Yod Sushai riposava e ci fu quiete supegana, tranne per il tamburo di Skarl. Skarl sedeva sulla nebbia dinanzi ai piedi di Mana Yod Sushai, più in alto degli dei di Pegana, e là batteva sul tamburo. Dicono alcuni che i mondi e i soli sono soltanto gli echi del tamburo di Skarl, e dicono che sono i sogni che si affacciano alla mente di Mana per il tamburo di Skarl, come sogna chi ha il riposo turbato dal suono di un canto, ma nessuno lo sa, perché chi ha mai sentito la voce di Mana Yod Sushai, o chi ha mai visto il suonatore di tamburo? Sia la stagione inverno sia estate, sia tra i mondi mattino sia notte, Skarl sempre batte sul tamburo perché gli intenti degli dèi non sono ancora adempiuti. A volte il braccio di Skarl è affaticato, ma continua a battere sul tamburo, che gli dèi facciano il lavoro degli dèi e i mondi procedano. Perché se per un solo istante smette di suonare, allora Mana Yod Sushai si sveglierà e non ci saranno più né mondi né dèi. Ma quando infine il braccio di Skarl cesserà di battere sul tamburo, per il silenzio sussulterà Pegana come un tuono in una caverna e Mana Yod Sushai smetterà di dormire. Allora Skarl si metterà il tamburo in spalla e avanzerà nel vuoto al di là dei mondi, perché è la fine ed è compiuta l'opera di Skarl. Sorgerà forse un altro dio che Skarl servirà. Forse anche lui perirà. Ma per Skarl non avrà importanza perché lui avrà fatto il lavoro di Skarl. Ecco, insomma. Chi ha letto Lovecraft, a chi ha letto Lovecraft, questo farà venire in mente Azathoth e la sua corte, no? Si tratta appunto di un'opera veramente, veramente interessante e particolare. Sono riprodotti anche due romanzi, uno molto interessante che è La figlia del re degli elfi, che viene citato da Neil Gaiman come ispirazione per il suo Stardust e che ha molto comunque affascinato anche questo gli autori del fantasy che si sono succeduti ad Anseni. E l'insieme di tutto il libro permette di farsi una buona idea della diversa produzione di questo autore. Quindi mi sento assolutamente di consigliarvelo, è un libro bellissimo, molto originale, è piacevole leggere questi racconti con calma, magari un paio ogni sera. È una lettura che credo sia fantastica per dei ragazzi giovani, ma secondo me è molto interessante anche per delle persone più grandi, insomma. Infine, le bellissime illustrazioni che avete visto passare, insomma, qui là nel video sono anch'esse incluse qui dentro, sono di Sidney Herbert Syme, che ha collaborato con Anseni fin dal primo volume, dagli Dei di Pegana. E ecco, se volete qualcosa di simile ad Anseni, potreste leggere i racconti onirici di H.P. Lovecraft, che sono contenuti qui, tutti i racconti, dal 1897 al 1922, quindi la fase prima del ciclo di Cthulhu, vi consiglio in particolare racconti come possono essere La stella polare o La rovina di Sarna. E invece se volete stare su qualcosa di un po' più classico, insomma un libro, vi consiglio Stardust di Neil Gaiman, che come detto si è ricordato assolutamente della figlia del re degli elfi, ecco. Bene, questo video finisce qui e noi alla prossima volta parleremo proprio di H.P. Lovecraft, che, ecco, come D'Anseni ha saputo immaginare visioni in cui è piacevole attardarsi e non è poco, ecco. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci.